Benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video che, come avete letto dal titolo, è un haul. Finalmente sono stata da Primark, che ha aperto qui a Napoli a dicembre. Io ci volevo andare già dall'apertura, ma per una cosa o per un'altra non sono riuscita ad andare e oggi finalmente ci sono stata. Praticamente è aperto all'interno di un centro commerciale che dista da casa mia più o meno mezz'ora, 40 minuti, e ho accompagnato Gabriele a scuola e mi sono fiondata lì con una mia amica. Allora, lo voglio far vedere solo il bustone è questo qui. Ho preso un po' di cose e ve le mostro subito. Allora, non potevo lasciare lì questo zainetto bellissimo di topolino. Guardate quanto è carino, ha le orecchie, dietro è fatto così, vabbè, si allarga. Io l'ho preso per Gabriele, ma non vi nascondo che è talmente bello che forse lo indosserò io a questa entrata qui, la cerniera qui davanti col taschino, e all'interno è fatto così. Qua c'è scritto Disney 100, vabbè, Primark, eccetera eccetera. Davvero carinissimo. Questo qui l'ho pagato 16 euro. Poi ho preso per me questa magliettina estiva, non so se vi ricordate, io in estate questi crop top io li utilizzo tantissimo. Questa è una taglia M, l'ho pagata solo 6 euro. Questo color panna, molto carina. Poi ho preso per Gabriele qualche magliettina che ho trovato ad un prezzo stracciatissimo, a soli 1 euro. Io ho preso questa qui. Vedete, c'è scritto 1 euro. L'ho presa un po' più grande, 5-6 anni, ma credo che gli vada per quest'estate, perché comunque ha mezza manica. E questa qui, questa addirittura è 7-8. Ho detto, vabbè, mal che vada, gliela conservo. Poi ho preso per mio marito una bella felpa. Questa qui, che c'era di vari colori, col cappuccio. Io ho preso questa qua grigia, ho preso una L, e questa qui l'ho pagata 11 euro. Secondo me è caldissima, guardate com'è dentro. Poi ho preso, voglio farvi vedere prima le cose che ho preso a Gabri e poi quello che ho preso a me. Ho preso per Gabriele sempre questi due set di pigiami, sono diciamo leggeri, li voglio aprire. Li volevo già aprire prima, ma ho pensato li apro con loro. Ho preso di questi sempre una taglia 5-6 e ho pagato 10 euro. Vedete, ognuno porta il pantalone con la maglietta, è come se avessi pagato ogni pigiama, ogni coppia di pigiama 5 euro, il prezzo è buonissimo. Poi andiamo avanti. Ho preso per me questi carinissimi mocassini. Raga, sono troppo carini. E li ho pagati solamente 7 euro. E io non ci posso credere. Troppo carini. Li cercavo tantissimo. Poi ho preso, vabbè, un'altra cosa per mio marito, che sono questo paio di pantofole che ho pagato solamente 6 euro. Poi ho preso questa bellissima borsetta, io me ne sono innamorata, è troppo carina, la mia amica dice con le palle, ma queste sono perle. Guardate quanto è carina, si può portare sia a mano che all'interno, ha una tracolla e quindi si può portare con la tracolla. Questa è pagata 11 euro,
Se fosse stata beige sarei stata più contenta, però mi è piaciuta lo stesso per il dettaglio del manico. Poi ho preso questo borsellino, che io in realtà già ne avevo uno un po' più piccolo, sempre così da borsetta piccola, ma questo mi ha colpito perché ha la mia iniziale e poi un pochettino più grande, la cerniera qui e ha qui i vari, diciamo, scomparti. Poi ho preso delle maschere per il viso che costavano pochissimo, solo 90 centesimi. Sono queste tre: una al miele, una alla vitamina C e una così agli agrumi. Vedete, costano pochissimo, solo 90 centesimi. E infine, non per importanza, anche se è una delle cose che più mi è piaciuta, ho preso queste scarpe raga, sono bellissime, hanno tutti i dettagli, sono bianche e beige, vedete, tutti con i dettagli in beige e qui sopra hanno appunto topolino. Troppo carine. Io non vado molto per la scarpa da ginnastica, però queste qui mi hanno colpito tantissimo e costavano solo 20 euro. Troppo carine. E niente raga, questo era tutto il mio haul. Siamo rimaste lì penso un paio d'ore a girare, rigirare e a capire cosa comprare. Avrei comprato tante altre cose, però mi sono fermata qui, però sicuramente ci ritornerò. E niente, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia ispirato a qualche acquisto pazzo. Vi mando un forte bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!